Mattino Lombardia. Laura Pausini, lato destro del cuore, non l'hai messa apposta, vero Michi? È capitata, no? Perché adesso abbiamo un grande ospite con noi, quindi sembrava tu l'avessi fatto apposta. Abbiamo un ritorno, perché sei già venuto a trovarci, è il dottor Massimo Castoldi, il direttore sanitario del centro cardiologico Monzino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho pensato di invitarti perché domani parte Grey's Anatomy 12 in America, novembre a Milano. So che la guardi, da adesso lo so che devi fare il serio. Cose spettacolari. Ma siccome stiamo vedendo delle tecnologie pazzesche rispetto alla cura del paziente, io ti ho invitato perché così voglio sapere tutto su queste tecnologie 3D, le tecnologie in generale, queste tech revolution che si vedono nel telefilm e tu dici: ma è un'americanata di Hollywood o è vero? E quindi voglio dire, è vero, è tutto vero, quasi tutto. Al di là del plot delle trasmissioni, dei formati televisivi, la tecnologia sta veramente trasformando il lavoro anche del centro cardiologico Monzino e della diagnostica in generale. In particolar modo a noi in questo momento sta diventando sempre più comune l'utilizzo di strumentazioni che, mirate alla precisione, ci consentono di personalizzare sempre di più l'attenzione sul problema del paziente da tutti i punti di vista. Ti faccio un esempio, l'hai citata tu, la TAC Revolution che noi abbiamo installato quest'anno. È uno strumento, ce ne sono 10 al mondo, ce ne sono 3 in Europa, quello in Italia ce l'abbiamo noi. Cosa fa questa macchina? Questa macchina fa l'esame cardiaco, cioè fa un TAC del cuore nel battito di cuore. Nel tempo di un battito di cuore noi siamo in grado di fare l'esame del cuore. Allora, cosa fa questo? Fa sì che la diagnostica diventi sempre più precisa, ma fa sì che con la dose equivalente a 2 radiografie del torace noi facciamo tutto l'esame cardiaco, quindi stressando meno il paziente. E allora l'obiettivo è più precisi e meno invasivi, sempre meno invasivi, sempre più precisi. Questo strumento è uno di quelli che ci consente di ottenere questo risultato. E altrettanto, sempre questa tecnologia, sempre la digitalizzazione, ci consente di arrivare sempre a essere meno invasivi. Faccio un esempio: il Monzino si sta spingendo molto verso che cosa? Verso confondere le idee. L'ho usato apposta. Perché confondere le idee? Mi incuriosisci. L'ho detto apposta. Allora, noi puntiamo molto verso l'integrazione delle professionalità, verso l'integrazione degli specialisti. Se un tempo si diceva che il cardiologo faceva una cosa, il cardiochirurgo ne faceva un'altra, erano due mondi paralleli, quando non in conflitto. Sì, lo vediamo nel telefilm. Quando non in conflitto. Adesso invece non è più così. La tecnologia fa sì che nella stessa sala operatoria, che diventa una sala ibrida, più complessa, però agiscono insieme, sullo stesso lettino, sullo stesso paziente, contemporaneamente, il cardiochirurgo e il cardiologo. Si vanno a fare le sostituzioni delle valvole, non più aprendo totalmente il torace, come in alcuni casi si fa ancora, ma in buona percentuale, per esempio, della sostituzione delle valvole aortiche, si entra con un catetere dalla via vasale. E allora cambia, il mondo sta cambiando e noi come Monzino, che siamo un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, abbiamo l'obbligo innanzitutto morale per i pazienti di sperimentare le cose nuove. Poi sai che il dottor Burke è venuto a Milano a lavorare e quindi io mi sono immaginata che sia venuto da voi, purtroppo mi sa che non c'è, però è venuto a trovarci un americano proprio per imparare da con noi a fare una metodica. Va bene, allora ascoltiamo Juanes con La camisa negra e poi torniamo a parlare davvero di questa grande eccellenza italiana che abbiamo qui a Milano col dottor Massimo Castoldi, che è il direttore sanitario del centro cardiologico Monzino. Quindi tante cose, insomma, ci racconti sempre quando ci vieni a trovare, certo. E poi ci sono costanti avanzamenti, no, nel mondo della medicina, quindi ogni tanto noi ti invitiamo. Mattino Lombardia. Torniamo a
parlare con il nostro ospite di oggi, che è Mattino Lombardia, il dottor Massimo Castoldi, il direttore sanitario del centro cardiologico Monzino. Allora, tu hai parlato prima di valvole cardiache e in ingresso anatomico abbiamo visto le stampanti in 3D, la possibilità di stampare, è vero o non è vero, con del allora, materiale organico, quant'altro? Diciamo così, non da noi, facciamo così, ecco, te la semplifico, nel senso che per noi questa idea della stampante non è un fatto, quindi non ci siamo arrivati. Presto, no. È presto. È vero invece che sui materiali si sta facendo molto. Faccio un esempio molto importante, per esempio per noi abbiamo in mente tutti che cos'è l'angioplastica coronarica. Uh-huh. È la prima grande vittoria invece dell'intervento, cioè si dilatano i vasi coronarici quando c'è un infarto. Il secondo step è stato introdurre gli stent. Allora, lo stent è all'inizio un supporto metallico, si dilatava e teneva lì il vaso aprendolo. Il terzo step è stato arricchire questo stent metallico di farmaco in modo che non ci fossero complicanze di riocclusione. Il quarto livello, ed è quello che ormai stiamo applicando, è quello che lo stent che noi mettiamo scompaia. Si chiamano scaffold riassorbibili, sono materiali polimeri che nel tempo si sciolgono, scompaiono e quindi lasciano indenne il vaso in teoria come era in precedenza. Allora sì, sui materiali si sta facendo molto, è più sulle tecniche che si sta anche facendo, certo. Sempre meno invasivi, sempre più collaborativi. Però diciamo questo è il futuro, ecco. Assolutamente ci stiamo sì. arrivando, che bello averti qui, guarda, vieni a trovarci quando vuoi per... Dai, altre cose che mi stai appassionando, il servizio sta cambiando. Noi per esempio siamo stati anche premiati, no? da un premio sulla telemedicina, anche la riforma della Regione Lombardia. Si deve andare sul territorio. Come vanno gli specialisti? Vanno con gli strumenti. Allora noi abbiamo un servizio per i pazienti che dimettiamo di telemedicina, per cui riusciamo a monitorarli a distanza, riusciamo ad avere i parametri a loro e nel momento del bisogno gli mandiamo l'operatore invece che farlo venire in ospedale. È ancora all'inizio, ma c'è. Che bello, guarda, io poi mi sono appassionato ovviamente guardando il telefilm, perché poi insomma impari anche tutti i termini, sì, vedi, se tu fossi venuto qualche anno fa quando non lo seguivo non avrei capito nulla, invece adesso è la fase della divulgazione. La divulgazione è importante, certo, così capisci sì. quando un medico ti dice qualche cosa. Voi siete anche un centro, come dire, universitario, sì, giusto? Sì, ecco. Anzi, colgo l'occasione, perché non strutturati, gli specializzati. Non l'avevamo ancora detto. Noi quest'anno facciamo 30 anni della storia della cattedra di cardiochirurgia presso il Monzino. Il professor Biglioli all'epoca e adesso il professor Alamanni e il professor Polvani portano avanti per noi questo. È 30 anni che i cardiochirurghi di Lombardia e dintorni si formano anche presso il centro cardiologico Monzino. E con l'università noi abbiamo un legame fortissimo, tutto l'ospedale è a disposizione dell'università. L'ospedale è di fatto la casa dei medici in formazione, degli specialisti in formazione, e questa è l'altra grande mission che il Centro Cardiologico Monzino vuole portare avanti nel tempo. I professionisti per la crescita dei giovani medici, questo è fondamentale, perché il trasferimento di informazione, di crescita, di cultura avviene solo così. Io ti ringrazio tantissimo Massimo, il dottor Massimo Castoldi, direttore sanitario Centro Cardiologico Monzino, quindi quando la dodicesima stagione poi ti rinvitiamo perché ci saranno altre scoperte. Molto volentieri a vostra disposizione degli ascoltatori. Grazie, allora Mattino Lombardia finisce qui, ci sentiamo domani mattina. Vi lascio con Cobra Starship, io sono la Stefi Longo, grazie a Michele Cazzolani che è stato in regia, a Paola Farina che è stata in redazione, grazie a tutti gli ospiti, Mario Furlan che viene sempre il mercoledì, a tutti davvero e anche a voi. Baci, a domani. Mattino Lombardia.